Bentornato, io sono Pasquale e oggi volevo dirti quali saranno i miei 5 obiettivi per il mio 2020 e quali sono stati i miei risultati per questo 2019 che ormai volge al termine. Faccio questo video per tirare le somme, criticarmi, capire cosa cambiare o migliorare, capire cosa ho sbagliato e anche cosa ho fatto di buono e per dare anche spunti a te, che puoi evitare alcuni errori che ho fatto io, magari ascoltando questo video. Magari avendo anche delle performance migliori alle mie, se proprio decidessi di incominciare a risparmiare e a investire. Ovviamente una premessa qui è d'obbligo, io non ti sto invitando né a risparmiare né a investire con questo video, neanche a darti una consulenza finanziaria perché non ne ho la competenza. Qui si parla delle mie esperienze, se hai intenzione di investire e di risparmiare a modo tuo, mi raccomando, studia bene l'argomento oppure rivolgiti a un esperto consulente del settore. Bene! Bando alle ciance e partiamo subito con i miei risultati del 2019. Punto numero 1. Mi ero proposto di risparmiare almeno il 15% delle entrate e di utilizzarle o per investirle o di metterle nel mio conto di emergenza. Avevo preso questo numero dal libro L'uomo più ricco di Babilonia, un libro che ti consiglio da leggere perché ha dei concetti molto semplici ma utili per crescere finanziariamente. In realtà il libro parla di almeno un 10%, ma io ho voluto fare lo sborone. E ho voluto aumentare la cosa al 15%. Ho pensato che ce la potevo fare, ma sinceramente non ho mai controllato in maniera percentuale quanto stessi mettendo da parte, anche perché avevo un pochino di cose da pagare, debitucci qua, debitucci là. Tra l'altro, se hai visto il video precedente lo sai, e non mi volevo esporre troppo. Per cui oggi ho controllato, sono rimasto sbalordito. Ho controllato solo gli ultimi 3 mesi per fare una media e ho scoperto che io sto risparmiando 24% di media in tutti i mesi. Sono rimasto sconvolto perché non me lo aspettavo. Anzi, non avendo mai fatto un budget in 42 anni di poco onorata vita finanziaria, pensavo proprio di non essere in grado di risparmiare niente. Anzi, quando ho visto che riuscivo a mettere da parte i soldi, pur non sapendo quanto ne stessi risparmiando in termini percentuali, provavo una profonda soddisfazione nel solo risultato di vedere pochi risparmi lì crescere piano piano, che erano tutti miei e della mia famiglia. Ovviamente, se no mi picchia mia moglie. Il primo punto del miglioramento del 2020 per cui è quello di aumentare questo 24% e portarlo almeno al 30% mensile. So che ce la posso fare e a questo punto, dati i risultati del 2019, non vedo l'ora di cominciare a trovare altri metodi per mettere i soldi da parte ed investirli. Vedi, il concetto non è che tu guadagni 1 o guadagni 100, perché la quota di risparmio è sempre in punti percentuali. Se ti concentri a risparmiare 100 euro al mese, direi sempre che è impossibile se tu guadagni poco, ma se il ragionamento lo fai in termini percentuali, sarà molto più semplice da fare ed è quello che ho fatto io. Questo è quello che mi ha fatto fare il salto di qualità nell'ambito del risparmio. Sentivo un sacco di gente dire che mettevano da parte 800, 1000 euro al mese. Noi nella nostra famiglia assolutamente non ci possiamo permettere una cosa del genere. Ma guardando il discorso semplicemente in termini percentuali, ci è diventato molto più semplice farlo e credo che se tu come me non guadagni tantissimo troverai questa metodologia, un modo molto molto più semplice per mettere soldi da parte. Se guadagni 1000 euro al mese il 10% su 100 euro, se ne guadagni 500 saranno 50 euro, ovviamente se guadagni di più l'importo aumenterà, ma la percentuale sarà sempre la stessa. Per cui 2020 stai attento perché io mi prendo il 30% di te. Nel punto numero 2 voglio trovare nuovi metodi per mettere da parte soldi in maniera passiva. In questo 2019 ho trovato Revolut. Se non hai Revolut, te la consiglio, ti lascio un link affilato in descrizione. Cosa intendo dire? Con Revolut si ha la possibilità di creare dei vault, cioè cassaforte in inglese. In quest'area tu puoi mettere i soldi da parte, ma senza che vengano visualizzati sul tuo saldo principale in maniera passiva. Cosa ho fatto io nel 2019? Ho creato un pagamento automatico di 5 euro a settimana, che ogni settimana, ogni martedì, va sul vault. Inoltre ho creato una regola che ad ogni pagamento effettuato con la carta, in automatico, vengono salvati gli eventuali spiccioli, quelli che servirebbero a raggiungere la cifra tonda. E per cui puoi anche scegliere un moltiplicatore di questi spiccioli. Io per esempio ho scelto un moltiplicatore di 3. Ti faccio un esempio. Se paghi un espresso 2,20 euro, e non dirmi che non è possibile perché ti sfido a venire qui in Irlanda a prendere un espresso, porca miseria. Pagando con la carta avrei 80 centesimi di spiccioli per raggiungere la cifra tonda di 3 euro. Avendo un moltiplicatore di 3, mi verranno salvati 2,40 euro, cioè gli 80 centesimi per raggiungere la cifra tonda di 3 euro, moltiplicati per 3. Ho cominciato a utilizzare il Vault il mese scorso,
Con i soldi del Volt ci pago i debiti ancora in corso, quelli di cui parleremo nel punto 3, oppure le spese stagionali. Per esempio, a gennaio devo cambiare le quattro gomme della macchina e fare anche il tagliando. Mi troverò i soldi nel Volt, messi da parte, un poco alla volta, senza che io me ne accorga. Il mio obiettivo per il 2020 è di aumentare il pagamento automatico a 7 euro a settimana e di portare il moltiplicatore da per 3 a per 4. Voglio pagare tutti i miei debiti il prima possibile, ma oltre a questo devo trovare anche altri metodi passivi per risparmiare senza accorgermene. E per cui, se ne conosci altri, per favore fammelo sapere nei commenti qui sotto. Tutto ciò mi porta al punto 3. Nel 2019 ho ridotto drasticamente i nostri debiti. A gennaio eravamo completamente infognati, si può usare questo termine, giusto? Con prestito auto, prestito università, fido banca, fido della banca 2, carta di credito. Insomma, se sommi tutte queste cose capisci che per una vita sono stato un... Ma che ora sono cambiato. A fine 2019 non ho più il fido della banca numero 1. Ho finito di pagare la macchina, mia moglie è a metà del prestito dell'università e sia la carta di credito che il secondo fido dell'altra banca sono completamente dimezzati. Io voglio eliminare ogni debito entro maggio 2020. Da ora in avanti niente più deve essere fatto a debito, a meno che, come viene detto nel libro di Robert Kiyosaki, Padre ricco, padre povero, non sia qualcun altro a pagarlo. E al momento siamo solo noi due a pagare i nostri debiti, per cui niente più prestiti. Le cose si compreranno con i soldi messi da parte, risparmiati ed in contanti. Punto numero 4. Trovare nuovi metodi di rendite passive. Al momento ho pochissime rendite passive. Ho due canali YouTube. Questo è un altro in cui mi occupo di nutrizione e lifestyle coaching, che si chiama Health Me Food. Anzi, se hai piacere ad ascoltare questa tipologia di argomenti, ti lascio il link qui sotto, pubblicità. Nessuno dei due al momento mi porta rendite pubblicitarie. Poi, i miei contenuti di quel canale sono anche fatti sotto forma di audio podcast. Al momento, da Spreaker, dove pubblico gli audio degli audio podcast appunto del canale di nutrizione, riesco a ricevere circa $12 a bimestre di pubblicità. Al momento non ho altre rendite passive, per cui da questo punto di vista devo migliorare. Ed infatti il 2020 è pieno di progetti in cantiere, anzi, qualche progetto è già a metà. Prima di tutto sto preparando il mio primo libro sulla nutrizione, che metterò in vendita su Amazon, spero entro aprile 2020. Inoltre, anche il mio primo videocorso sulla nutrizione è in fase di lavorazione, e voglio metterlo sul mio sito internet in vendita il più presto possibile, spero, per giugno-luglio 2020. E poi ovviamente voglio cominciare ad avere ritorni sostanziali da Google tramite appunto i miei due canali YouTube, ma anche i video che pubblico su Facebook. A questo si deve aggiungere, spero, un incremento degli introiti da Spreaker e dai miei investimenti dai dividendi, dei quali voglio fare compounding ed aumentare la mia presenza azionaria nelle varie aziende che erogano appunto dividendi, che poi è un po' il mio progetto a lungo termine, per cui sarà un 2020 molto incasinato, ma molto molto eccitante. E se vuoi anche tu raggiungere la tua indipendenza finanziaria, credo che anche tu debba prendere in considerazione dei passaggi come questo, cioè avere delle rendite passive. Il mio obiettivo nel 2020 è di creare delle rendite totali fra tutti i miei progetti che portino almeno 400 euro al mese, fra tutti quanti, servizi social, YouTube, tutto quello che ho elencato. So che ce la posso fare, per cui devo solo lavorare duramente. Ultimo punto, che reputo sinceramente il più importante, non perché voglia fare il moralista, ma perché credo che sia la cosa giusta. Mi riferisco alla beneficenza. Tutti i grandi imprenditori, i grandi risparmiatori donano tantissimo in beneficenza e credo che anche io nel mio piccolo debba fare qualcosa per chi è meno fortunato di me. Nel 2019 ho cominciato a fare un unico versamento mensile ad Amnesty International, qualcosa di molto piccolo, solo 21 euro al mese, ma che erano un inizio. Nel 2020 voglio cominciare a donare a qualche altra organizzazione, magari la stessa cifra, 20 euro, 21 euro. Ognuno deve fare secondo le proprie disponibilità. Se si è disoccupati non ha senso dare donazioni ad altri se non si hanno neanche i soldi per arrivare a fine mese e mangiare, ovviamente. Ma chi può dovrebbe farlo. Lo insegna anche Robert Kiyosaki, anzi il suo padre ricco lo ha insegnato lui nel libro Padre ricco, padre povero, ma anche tantissimi personaggi importantissimi nel campo della finanza come Bill Gates o Warren Buffett donano tantissimo. Ognuno in base alle proprie possibilità. Io sono un grande amante degli animali, per cui penso che nel 2020 aggiungerò qualche associazione, magari qui in Irlanda, magari di stampo locale, dove i soldi sono sempre pochi e non si riesce mai a trovarli. Non importa a chi e quanto donerò, così come non importa a chi e quanto donerai tu, se mi vorrai seguire in questo piccolo consiglio, ma l'importante è farlo, ognuno ha le proprie possibilità.
fammi sapere cosa ne pensi di questo argomento. Lasciami un commento qui sotto, scambiamoci delle idee su tutti questi contenuti e su questi consigli che ti ho dato e dimmi se hai trovato questo video di tuo interesse e utile. Mi farebbe piacere se lo condividessi, così che possa aiutare anche altre persone ad entrare in questo meraviglioso mondo che è la finanza, degli investimenti e del risparmio. Se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e basta, non ti dico più niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!